Gloria a te, o Signore. In quel tempo, il primo giorno della settimana, al mattino presto, le donne si recarono al sepolcro, portando con sé gli aromi che avevano preparato. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre si domandavano che senso avesse tutto questo, ecco due uomini presentarsi a loro in abito sfolgorante. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto. Ricordatevi come vi parlò quando era ancora in Galilea e diceva: «Bisogna che il Figlio dell'uomo sia consegnato in mano ai peccatori, sia crocifisso e risorga il terzo giorno». Ed esse si ricordarono delle sue parole e, tornate dal sepolcro, annunciarono tutto questo agli undici e a tutti gli altri. Erano Maria Maddalena, Giovanna e Maria, madre di Giacomo. Anche le altre, che erano con loro, raccontavano queste cose agli apostoli. Quelle parole parvero loro come un vaneggiamento e non credevano ad esse. Pietro, tuttavia, si alzò, corse al sepolcro e, chinatosi, vide soltanto i teli e tornò indietro, pieno di stupore per l'accaduto. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Questa semplice riflessione si sviluppa in tre punti. Il primo lo colgo dal contesto generale: c'è un sepolcro vuoto. Le donne, loro che hanno un sesto senso e quindi arrivano prima degli altri, giungono al sepolcro e vedono il vuoto. Vedono, potremmo dire con la figura retorica dell'ossimoro, vedono l'assente, vedono un'assenza. Ecco, questa è la forma che Gesù ha scelto per dare inizio alla sua presenza nella storia. Gesù è presente nella sua assenza visibile con gli occhi della carne, ma attraverso dei segni. I segni sono quelli, ecco, di due uomini che lo testimoniano. I segni sono quelli, ecco, del preannunzio di ciò che sarebbe accaduto. I segni sono quelli dei teli, che sono piegati adeguatamente in disparte. I segni sono quelli di una tomba vuota. Ecco, questi sono i segni che testimoniano una presenza. E questa forma di presenza di Gesù nella storia è ciò che noi viviamo. Noi viviamo la storia della Chiesa, da Gesù in poi, è la storia caratterizzata da una presenza che si può vedere con altri occhi. E se gli occhi della carne vedono qualcosa, lo vedono attraverso i segni. Gesù si manifesta così. Questa è la forma della manifestazione di Cristo nella storia. Se uno vuole trovarlo in altre forme, magari sotto l'effetto, ecco, di manifestazioni speciali, con effetti speciali, potremmo dire così, con altre forme, ecco, non lo troverà mai. Trova degli idoli, certo, trova delle illusioni. Sono quelle persone un po' invasate che vedono ciò che è invisibile. Potremmo dire, sintetizzando, che la visibilità di Cristo è la sua invisibilità.
ma questo non significa un'assenza, significa una presenza in una forma diversa. Teniamolo presente questo, perché quando ragioniamo nella storia, nella nostra vita, questo diventa fondamentale, perché così Gesù ha dato inizio alla sua presenza dopo la risurrezione. Secondo punto, alle donne viene chiesto di fare memoria. Il fatto che le donne devono ricordare. Ricordatevi come vi parlò quando era ancora in Galilea. E poi si dice ancora, ed esse si ricordarono delle sue parole. Il fare memoria, il ricordare, ricordare è quel verbo che ha dentro la parola cuore, riportare al cuore, alla mente, ciò che è accaduto e che magari corre il rischio di essere dimenticato. Ecco. Ci viene chiesto di ricordare, di fare memoria, di riportare al cuore ciò che è stata la nostra esperienza di Cristo. Ciascuno di noi provi a pensare, magari quando in età giovanile, magari qualche anno fa, ecco, si ricorda di alcune esperienze forti che ha vissuto e che poi col passare del tempo, esperienze spirituali forti, che poi col passare del tempo si sono un po' sbiadite, forse si sono anche un po' dimenticate, un po' impolverate. Ecco, la Pasqua è il momento in cui fare memoria. Ricordati, dice anche il Deuteronomio, di tutto il cammino che il Signore tuo Dio ti ha fatto percorrere nei 40 anni del deserto. Ricordati, porta al cuore quello che è stato, perché ti dia la forza di vivere l'oggi, proiettato nella speranza, nel futuro. Terzo punto e ultimo. A un certo punto, le donne tornano, dagli apostoli, dagli undici che sono radunati, e portano l'annuncio e Pietro, tuttavia, si dice, si alzò. Gli altri 10 pensano che siano un vaneggiamento, dice il testo. Quelle parole parvero a loro come un vaneggiamento e non credevano, erano increduli. Pietro, tuttavia, si alzò, corse al sepolcro. Pietro che corre al sepolcro e cosa vede? Vide i teli e tornò indietro pieno di stupore per l'accaduto. Pietro non ha visto Cristo, non ha visto Gesù in quel momento lì. Pietro non ha chiesto neppure informazioni, almeno il testo non lo dice. Pietro non è andato dal custode a dirgli: ma mi scusi, qui c'era un defunto che si chiamava Gesù. No, Pietro vide soltanto i teli. È un segno sufficiente per essere pieno di stupore. Ecco, se per Pietro, colui che ha dato la vita, per Cristo, i teli messi lì sono un segno sufficiente per essere pieno di stupore. Ma quanti segni noi abbiamo ricevuto nella nostra vita e che forse non ci hanno riempito di stupore? Quanti teli, quanti segni, quante bende avvolte in disparte, ecco, potremmo dire quante sindoni noi abbiamo visto, che sono i segni della presenza di Cristo. E non ci hanno e non hanno avuto la forza di riempirci di stupore. Ecco, da lì in poi gli apostoli daranno la vita, Cioè questa presenza di Gesù nella sua nuova forma di un'assenza visibile, ma non meno efficace, sarà la condizione sufficiente per cui loro dicono: beh, a questo punto vale la pena
di vivere fino in fondo, costi quello che costi. Vogliamo quindi metterci davanti a questi teli. È interessante che durante i venerdì di Quaresima nelle nostre chiese c'è esposta la croce, non il crocifisso, la croce con questi teli, questo telo bianco che c'è sulla croce rappresenta proprio esattamente questi teli che sono il segno di resurrezione, come a dire, se tu guardi la croce, ricordati che quella croce non è l'ultima parola, ma quel telo bianco che è appoggiato sul braccio orizzontale della croce ti sta a indicare che quello è il destino di quella croce, è il destino di ogni uomo, è il destino del crocifisso. E allora con questa speranza ci accingiamo a continuare l'Eucaristia perché possa diventare la forza della nostra fede.